Bellissimo, ho fatto una cosa bellissima. Buonasera artisti e fumettisti e bentornati di nuovo nel canale di VJ Art. Ah ragazzi, io sono contento che il primo episodio vi è piaciuto, l'episodio sul disegno di Richard HTT, veramente mi avete colmato il cuore, grazie ragazzi. In questo nuovo episodio stavolta non disegnerò, ma vi mostrerò i miei disegni del passato su Paperinik, quelli belli. Sì, davvero ragazzi, sono emozionato di condividere con voi questo mio piccolo scrigno del passato da fumettista ed artista. È veramente un'emozione grandissima, anche perché non li vedevo da un bel po' e vederli insieme a voi li rende ancora più importanti. E quindi prendiamoli e iniziamo a guardarli. Direi di iniziare con il raccoglitore. Come vedete, il raccoglitore l'avevo modificato a modo mio, perché avevo questa bella cosa di voler avere un raccoglitore tutto dedicato a Paperinik, ai miei disegni Paperinik, e quindi nel bordo avevo scritto arte di VJ Kov. Proprio vedi, già si vede proprio una dote artistica nel crearmi i raccoglitori. E poi come copertina avevo fatto un disegno di Paperinik diabolico, ecco, che minaccia Gastone e arriva con questa mano che cerca di prenderlo. Diciamo, i colori a spirito per fare queste colorazioni, diciamo che hanno sofferto un pochino. Anche i pennini non è che li usavo con delicatezza. E il disegno l'avevo, ecco, preso da l'immagine l'avevo preso da una copertina di Diabolik e me la sono elaborata a modo mio. Anche la parte interna del raccoglitore ci ho incollato questo disegno dove c'è proprio il Nick che minaccia Paperon Deposito, ecco. Sì, ero fissato con Paperinik versione diabolico. Quando disegnavo i Paperinik mi sparavo della musica tipo Epic World Music, colonne sonore che mi facevano immaginare un pochino delle scene, delle storie. Qua invece mi sparavo trailer inventati da me, versione disegnato, dove c'è proprio qua, è arrivato Paperinik, tremate, non è finita Riccastro. E poi tra l'altro, se notate, con i pennini proprio ci andavo proprio con una violenza impressionante. Poi tra l'altro il foglio tutto strazzato. Ah, questo è uno delle mie preferite. A parte la prospettiva che si è andata a farsi fregare l'omina, che dovrebbe essere una ragazza, ma sembra tipo il dietro di Samara, dove c'è Paperinik che esce dalla lavagna, e la lavagna che tra l'altro è una lavagna gigantesca, più grande della porta, sempre questi fogli strappati, e niente, poi sperimentavo pure con le sfumature per dare più un effetto realistico. Mi divertivo a modo mio durante le lezioni, ma mi divertivo. Anche questa è bella, mi inventavo delle locandine mie, ecco, avevo queste idee. Ah, il fantasma, il mistero del fantasma di Paperinik, cioè questa immagine di Paperinik minacciosa, e io che indago tutto coraggioso. Veramente avevo una bella fantasia. Anche questa era una bella idea, a parte le penne completamente consumate, però Paperinik che strappa la bandiera nazista e come mantello c'ha praticamente la bandiera arcobaleno della pace. È davvero bella questa idea, veramente. Davvero bella. Questo è un disegno del 2016, tutto fatto a penna, colorato con i pantoni, le luci erano state fatte con la penna bianca. Paperinik che praticamente prende l'album, il foglio d'album, se lo trascina per chiudere con la scena. Cioè, veramente una bella idea avevo avuto. Poi vabbè, è stampato, però la stampa fa venire veramente un disegno veramente molto carino. Questo è uno dei miei preferiti,
Avevo usato il pennino con l'inchiostro di china, la penna gel bianca e i Pantone. Però diciamo che poi i colori si sono mischiati, diciamo, è venuta un po' una schifezza. Però l'idea era veramente molto bella. Paperink minaccioso che prende il foglio, diciamo, come se stesse levando un sipario per vedere cosa c'è dietro. Davvero veramente bello. Questo mi piacque veramente molto. Un esperimento riuscito, quasi. Aspetta, accendo la luce. Sta facendo buio. Questo è fantastico. Praticamente avevo fatto questo esperimento di colorarlo in acquarello. Devo dire che veramente è venuto bene. Con le ombre, questi colori, solo disegnato a matita. Veramente una bellissima, bellissimo disegno. Qua ero bambino quando ho fatto questa cosa qui. Mi ero creato la PK astronave. Praticamente a mo' di Mazinga Z, cioè questo robot suddiviso in diversi pezzi, che diventa una macchina, diventa un'astronave, una navicella, un razzo, davvero una gran bella idea, veramente. Questa era un'idea dell'Accademia del Fumetto che ci avevano lasciato un progetto da fare sulla fantascienza. E ho fatto questo schizzo, questo storyboard per una copertina di quattro tavole su una storia di fantascienza, appunto. E io ho deciso di fare questa storia di Paperinik che fa la sua ultima battaglia contro il capo degli Evroniani. Questo era uno studio di prospettiva, PK contro Super Pippo. Anche questa come idea non era male. Paperinik che si trova ad affrontare una femmina di tirannosauro, ciao bellezza, e il costume era riferito al fumetto che usciva nei Topolini di PK Potere e Potenza, era uno dei miei preferiti, veramente. Scusate per la mia voce, purtroppo un po' si è andata a fregare. Questa è un'idea che mi era venuta. Di Ratman che si incontra con Paperinik, dove dice: con la mia mente sveglia, aiuterò il mondo difendendolo dalle male e dalle macchie. Davvero, davvero molto carina come idea. Wow! Questo è uno dei miei preferiti. Proprio gli ho messo la pellicola sopra perché non lo voglio proprio perdere, perché è uno dei miei preferiti veramente. Paperinik che compare nella cantina, tutto fatto a penna. Questo veramente mi ha messo i brividi quando l'ho disegnato, davvero. È uno dei miei preferiti. Questo lo creai nel 2013. Veramente, veramente bello. E poi c'è Paperinik che esce da una pagina di fumetto, tutto fatto in acquarello, con i pennini. Ora andiamo a quelli più grandi. Partiamo con una chicca. Questo l'ho fatto da bambino, con un pennarello. Però già dai, come anatomia era veramente fatto bene, almeno questo. Oh mamma mia, che ero carino quando facevo Paperinik. Però mi sentivo gasato, dicevo, ah, bellissimo, ho fatto una cosa bellissima, però vabbè, eravamo bambini. Ah, qua ci sono affezionato anche. Se diciamo un pochino l'anatomia della faccia non è il massimo, però questo l'ho fatto nel 2013, mi sono molto affezionato perché questo lo dedicai a una mia amica, Paperinik che stringe la mano alla mia amica, con dietro il castello, davvero davvero bello, ci ho messo tutta anima e cuore in questo disegno. E ritorniamo ai trailer mentali. Scene di fumetti presi e impiccicati nel foglio. Davvero bellissima. A parte vabbè che comunque erano tutti storpi. Era veramente una cosa allucinante. Però caspita, mi divertivo un mondo. Ah, anche questo è molto bello, mi piace moltissimo. Questo l'ho fatto nel 2010. Paperinik che minaccia me e un amico mio. Che
dall'altro notare che c'è il disegno in una parte del foglio e poi tutto bianco. Ah, di questo veramente ne vado molto fiero. Qua è proprio iniziata quasi la mia carriera da fumettista, da vignettista, proprio crearmi delle storie da solo. Questa è la prima volta che feci una tavola su Paperinic. Veramente bellissimo. Ci ho messo pure tutti i dialoghi, le didascalie, le onomatopee. Veramente uno dei lavori che mi è veramente piaciuto moltissimo. Lo tengo veramente con molta gelosia questo lavoro. Davvero bello. E questo si ricollega allo schizzo che ho fatto per il progetto dell'Accademia del Fumetto. Ero gasatissimo quando ho detto: caspita, verrà bellissimo, verrà fantastico. Poi guardi l'anatomia, i disegni, l'unica cosa decente qua era questa. Cioè, poi tutto il resto, ma mandiamo a quel paese. Davvero, ragazzi, ero veramente... ci ero messo male un pochino, che non mi era venuto bene, però... si cresce piano piano, si cresce. E andiamo all'ultimo lavoro che ho fatto. Questo lavoro lo tengo con molta delicatezza, diciamo delicatezza, purtroppo si è un pochino strappato l'angoletto, perché dal toglierlo e metterlo nei cartoncini per fare le mostre, per andarlo a appendere, è venuto un po' un casino. Questa immagine l'ho presa da una copertina di pick up e ho voluto soltanto prendere le parti di luce, quindi il fulmine, un po' il fumo e le parti di luce che erano sulla ringhiera e su Paperinic. Fatto tutto penna gel bianca e matita bianca. Questo veramente ci ho messo credo qualche giorno a farlo, è stato molto difficile a farlo, però veramente ne vado veramente molto 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 fiero. Vi complimento. Questi erano i miei disegni, spero che vi siano piaciuti. Spero che vi abbiano fatto ritornare nel passato, che vi abbiano fatto venire voglia di disegnare e che vi abbiano dato un po' di ispirazione. Mi è piaciuto tantissimo condividere con voi questo momento di storia che non vedevo un po' da anni, e vederlo con voi è stato veramente veramente bello. Io come sempre vi consiglio di iscrivervi, di condividere, di mettere mi piace, di commentare. Ci sarà una serie su queste perle del passato di arte di fumetto. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio e mi raccomando, andate e disegnate! Ciao!